Buonasera Vicepresidente. Allora, qui ci sono diversi invitati, ma ci sono le sei donne coraggiose. E, le potrà vedere sugli schermi perché sfileranno tutte le slides. E, quando lei ci dice, noi iniziamo e ciascuna di loro si presenta e le racconta cosa fa, e le esperienze, la loro vita, bellissima, semplice, trasparente. E quando vuole, noi iniziamo. Prego la slides, per favore. Giulia Cornacchione, prego, vai. Sì, buonasera, sono il tenente colonnello Giulia Cornacchione, comandante del battaglione del reparto supporti della scuola sottufficiali dell'esercito. Io sono ovviamente un ufficiale dell'esercito, ho frequentato il primo corso dell'Accademia aperto alle donne nel 2000. Ma sono qui oggi perché 8 anni fa ho scoperto di avere un tumore al seno, ma non voglio parlare della mia malattia perché so che oggi celebriamo il coraggio e la forza delle donne e quindi voglio che di questo si parli. Ovviamente è stato un percorso duro, difficile e doloroso, perché a 35 anni avere una sentenza del genere ovviamente non è facile. Io ero diventata mamma da poco, da meno di un anno, di un bambino fortemente voluto, e quindi diciamo che la paura è stata uno degli elementi che mi ha accompagnato in questo percorso. Fortunatamente ho vinto la mia battaglia, anche se a distanza di 8 anni sono ancora insomma sotto cura, e l'anno scorso in occasione della Race for the Cure, che è la più grande manifestazione che viene organizzata in Italia per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno, ho creato una squadra per ricordare una ragazza del battaglione che comando che purtroppo ha perso la sua battaglia. L'ho creata per ricordare Francesca e avevo coinvolto le mie colleghe di corso che mi hanno sempre supportato durante il periodo della malattia. E però l'anno scorso, in maniera inaspettata, grazie al coinvolgimento delle colleghe, i colleghi anche della scuola sottufficiali, siamo riusciti ad arrivare come prima squadra neoiscritta alla manifestazione e terzi in assoluto dopo due giganti come Ferrovie dello Stato e Johnson & Johnson. E quindi non ci siamo fermati, quest'anno abbiamo creato nuovamente la squadra in occasione di questa manifestazione e la Forza Armata, l'Esercito, ha voluto supportare la squadra, a loro si sono unite anche le donne della Rete Europea delle Donne e siamo arrivati primi, cioè abbiamo sbaragliato la concorrenza reclutando oltre 2.400 persone nella squadra e devolvendo più di 40.000 euro solo quest'anno alla Comen, quindi alla lotta contro i tumori del seno. Io ci ho messo la faccia perché credevo fosse importante parlare di questo problema, che in realtà non è un problema perché tendiamo sempre a sminuirlo, probabilmente chiamandolo così, perché di fatto si chiama tumore, si chiama cancro. Ho deciso di metterci la faccia perché secondo me se ne parla ancora troppo poco e chi si ammala di questo male tende a rinchiudersi in casa perché c'è vergogna a mostrarsi senza capelli e comunque con tutti i segni evidenti che la malattia purtroppo porta con sé. E quindi io ho deciso di condividere le mie foto, che ovviamente non sono tantissime di quel periodo, perché tendenzialmente uno cerca di fare le foto quando riesce a esprimere il meglio di sé, però pensavo ce ne fosse bisogno, perché la malattia lascia, almeno nel mio caso, io ho subito una mastectomia bilaterale, ho dovuto poi togliere anche le ovaie perché sono un soggetto a rischio avendo una mutazione genetica. Quindi ho tante cicatrici viventi visibili sul corpo, lasciate dagli interventi, dalla chemioterapia, dalla radioterapia, ma le cicatrici che mi porto dentro sono sicuramente molto più profonde per me. E grazie a questo impegno,
impegno che mi sono presa, sono riuscita a trasformare il mio dolore, è proprio stato terapeutico il percorso che sto affrontando, e credo non lo sia stato solo per me, ma anche per tutte le persone che mi hanno aiutato in questa sfida, perché ho ricevuto tante manifestazioni da parte di persone che sono venute in qualche modo a conoscere la mia storia. E ci stiamo supportando, Loretta è una di queste persone, perché il confronto, comunque parlare di quello che abbiamo vissuto sicuramente ci aiuta poi anche ad affrontarlo. Io non mi sento, dicevo anche a Loretta, inadeguata a ricevere oggi questo premio, perché non credo di aver fatto niente di particolare o di straordinario. Purtroppo la mia è una storia fin troppo comune, perché oltre 56.000 donne solo in Italia si ammalano ogni anno di tumore al seno. Però sono comunque orgogliosa ovviamente di quello che ho fatto e dei risultati che ho raggiunto, e sono sicura che saranno anche uno sprone in futuro per continuare su questa strada cercando di coinvolgere quante più persone possibile, perché l'obiettivo lo dobbiamo raggiungere, lo dobbiamo a chi non ha superato questa battaglia e a tutte quelle donne che in futuro dovranno superarlo o affrontare questo brutto male. Quindi vi ringrazio. Grazie. La prossima vicepresidente è la signora Pavan, che gira con la bicicletta tutto il mondo e va. Buongiorno onorevole, grazie. Io sono Loretta Pavan e mai avrei immaginato che la mia vita si capovolgesse all'età dei 48 anni, anche perché venivo da un mondo imprenditoriale nel settore orafo, la mia vita era sempre su, avanti e indietro per il mondo. Però mi portavo appresso una storia familiare piuttosto pesante. Avevo perso entrambi le mie giovani sorelle di 35 e di 42 anni, entrambi morti di tumore. E ovviamente nel mio caso la prevenzione era diventata obbligatoria, e proprio durante questa prevenzione si viene a scoprire che anch'io sono malata di tumore al seno. Sicché, come lei potrete capire, cioè, mi è crollato il mondo addosso, perché ho detto no, non è possibile, già due sorelle morte e mi ritrovo nelle stesse condizioni. Mi ero presa in carico i figli di mie sorelle, infatti per me parlo sempre dei miei figli, sono figli adottati, di uno di 3 anni e l'altro era dei 15, e più l'azienda da portare avanti. Io a capofitto ho superato l'intervento, anche se bene nella mia testa ero convinto di non farcela. Posso solo ringraziare i medici che mi hanno spronato proprio a dire guarda che la ricerca fa passi da gigante, non ci credevo. È arrivato un momento, dopo 2 anni di terapie e quant'altro, oltre problemi al seno, tumore al fegato, ovaie e quant'altro, e non ce l'ho più fatta, mi sono ritirata dall'azienda in 448. E però gli amici che stavano vicino gli sembravano impossibile che da un'imprenditrice diventassi casalinga. E lì mi hanno invitato a salire in sella, io ho detto no, assolutamente no, no, in sella è una bicicletta da corsa, non esiste, non ero mai stata una sportiva né niente. L'oncologa, quando l'ha saputo, mi fa prova, devi crederci. E vabbè, ho detto faccio questi 40 chilometri proprio per accontentare queste persone, questi amici. E invece mi ritrovo che faccio delle lunghe distanze. Da 6 anni ho fatto Lago di Garda a Capo Nord in 20 giorni, 4.300 chilometri. Ho fatto il perimetro della nostra bellissima penisola con la Sicilia e Sardegna, 7.000 chilometri in 40 giorni. Ho fatto le 19 capitali europee in 56 giorni, 10.000 chilometri, ma sono tutti numeri relativi per me, perché non sono i numeri che fanno l'importanza. L'importanza è stata quella che l'oncologo e i medici mi hanno suggerito di divulgare il messaggio che io sto portando avanti, perché ad ogni viaggio che io porto avanti viene sempre abbinato dalla raccolta fondi.
raccolta fondi che sono state abbinate alla ricerca, raccolta fondi che sono stati abbinati a dei macchinari. A Vicenza ne abbiamo uno dei pochi al mondo che operano tumori al cervello che fino a poco tempo fa erano inoperabili. Sapere che pedalare fa fatica, ma che posso contribuire a un aiuto così importante, ma soprattutto vedo che oltre ad aiutarmi sto portando un messaggio di forza e di speranza a tante persone, a tante donne che quando si entra nel mondo del tumore purtroppo è così difficile perché psicologicamente si guarisce ma non si guarisce di testa. Sto portando avanti questo messaggio, in effetti ho conosciuto il gruppo Rete delle Donne Europee, ho conosciuto Giulio, ho conosciuto Rita, sto conoscendo tantissime persone che vedo che effettivamente si possono aiutare. E il prossimo viaggio sarebbe quello di incontrare tante donne in giro per l'Italia, che ognuna di loro raccontassero, perché secondo me raccontare la propria storia può essere di aiuto per te stessa, perché tirar fuori questo macigno aiuta l'altra a capire e ad aiutarsi. E secondo me riportare tutto questo sarebbe veramente un grande obiettivo. Io dico sempre, quando mi è stato offerto questo premio, sinceramente ho detto no, non è che merito un premio, perché secondo me ci sono tante altre persone che lo meritano di più. Quello che faccio lo faccio solo esclusivamente perché il mio cuore dice sei stata fortunata, sei qua e devi ritornare quello che hai ricevuto. Sì che sinceramente la mia pedalata è questa. Grazie a voi. La terza mail, per favore. È Chiara Giamundo. Vicepresidente, Chiara Giamundo è la prima donna palombara della Marina Militare Italiana. Buonasera, io sono il comune scelto Giamundo Chiara e sono un palombaro della Marina Militare Italiana. Faccio parte del raggruppamento subacqueo in cursori di Comsubin. Il palombaro è colui che si occupa della bonifica dei fondali dagli ordigni inesplosi, del soccorso del personale all'interno dei sommergibili sinistrati e di altre attività di soccorso come la Torre Piloti di Genova e inoltre facciamo immersioni con diverse apparecchiature fino ad arrivare alla profondità di 3.000 metri. Io sono 3 anni che sono stata brevettata palombaro della Marina Militare Italiana e sono 3 anni che faccio parte del GOS, gruppo operativo subacquei. Ogni giorno andiamo in acqua con diverse apparecchiature, ad ossigeno, ad aria, mix, e la mia quota raggiunta finora è di 60 metri. Spero in futuro di specializzarmi e fare dei corsi per arrivare fino a 3.000 metri con diverse apparecchiature, e in futuro spero vivamente di vedere tante ragazze che fanno il mio stesso lavoro o che almeno ci provino o che fanno qualcosa di simile a quello che faccio io. Per me è un onore essere qua oggi, vi ringrazio davvero molto perché ho l'opportunità di conoscere tutte voi. Per me è un'esperienza nuova e vi ringrazio veramente tanto. E la quarta è Loredana Barrisciano. La signora Barrisciano è socia fondatrice dell'Associazione Angeli e Guerrieri nella Terra dei Fuochi. Loro fanno una bellissima attività in una terra che ancora brucia. Buonasera, grazie a voi che mi avete invitata. Ovviamente io oggi qua rappresento tutte le mamme che come me hanno perso la loro battaglia perché io ho perso mio figlio Enrico che aveva 8 anni. E diciamo come ho incontrato queste mamme che come me non si sono volute arrendere. Noi siamo venute anche anni fa qui dal presidente Napolitano perché siamo partite con il nostro dolore perché c'era bisogno di urlare al mondo che qualcosa non andava, perché quando io ho perso mio figlio così come le mie socie ci davano per pazze perché dicevano che non poteva essere che esisteva una terra di fuochi. Invece poi dopo ci hanno dovuto dare ragione per forza quando abbiamo urlato al mondo il dolore ed è stato importante in quel momento scendere in campo. Ci è pesato molto, ci pesa molto ogni giorno portare il nostro messaggio nel mondo, però
anche noi abbiamo trovato la forza di dare speranza, perché da quella discesa con i nostri bimbi abbiamo poi capito che bisognava fare altro, che non potevamo fermarci alla terra dei fuochi, perché la terra dei fuochi non appartiene solo alla nostra terra, ma purtroppo appartiene a tutta l'Italia. E infatti oggi qua vedo tante persone che sono malate di cancro. Allora noi ci siamo ricostruite, abbiamo fondato questa associazione cercando di aiutare chi oggi si deve curare, strappando i nostri bimbi dagli ospedali, portandoli a fare delle missioni scaccia tristezza, perché la vita è un dono, la vita va vissuta, qualsiasi vita è. E anche se c'è una malattia non bisogna fermarsi davanti alla malattia, bisogna andare avanti, bisogna avere sempre la speranza, perché ce la si fa. E queste donne qui davanti a noi sono la dimostrazione che la battaglia si può vincere. Oggi facciamo anche dei percorsi però per aiutare ancora chi invece perde, facciamo dei percorsi psicologici che aiutano le famiglie che invece non ce la fanno, perché quando muore un bimbo si distrugge una famiglia. E io questo premio oggi lo dedico a loro, lo dedico agli angeli guerrieri che ci sono ancora e quelli che ci sono stati, e vi ringrazio. La quinta slide, credo, la dottoressa Tetiana Schiprez. Buonasera a tutti. Mi sono emozionata un po' dopo tutte queste storie perché sto da un altro lato, faccio il medico. Sono ematologa e sono ucraina. Sono nata in Ucraina, ma sono arrivata qui prima della guerra. La mia storia è praticamente come delle tante donne, una volta, anche due, ho lasciato tutto nella mia vita per cambiarla, perché avevo le mie ambizioni, così sono arrivata in Italia nel 2018 per il dottorato di ricerca. Non ho mai praticamente pensato di farlo. Qualcuno mi dice che sono stata stupida di lasciare Germania dopo di andare via del mio paese dell'origine, ma comunque qui mi trovo bene, soprattutto in Puglia. Ma non è questa la storia, voglio dire che io credo in destino, anche perché oggi ci siamo tutti qui. E vi spiego perché. Oggi vorrei esprimermi praticamente per tutto il mio popolo ucraino. Lo so che tanti di noi già siamo stanchi di questa guerra, perché è arrivata così all'improvviso. E praticamente ci sono tante guerre nel mondo in corso, diverse guerre. Certo che per me, come per l'Ucraina, questa guerra è particolare. Grazie all'Istituto Oncologico, dopo il mio dottorato, quando è iniziata la guerra, ho avuto la possibilità di avere un contratto per la ricerca, e questo è stato un destino per aiutare anche i pazienti oncologici che sono rimasti sotto il cielo, perché voglio dire, dopo tutte queste storie, che ogni persona ha il diritto per la vita e nessuno può toglierlo, nessuno, per nessun motivo. E grazie per Fondazione Italiana Linfomi, grazie per Linfoma Coalition, anche tramite... Io non penso che proprio merito questo premio, perché qualsiasi persona avrebbe fatto la stessa cosa, ma siccome io sono stata in Italia, qui per le patologie ematologiche, quali sono linfoma, leucemia, mieloma multiplo, per provvedere i trattamenti così difficili come il trapianto allogenico, trapianto autologo, oppure CAR T-cell, le terapie nuove, che purtroppo non sono disponibili in tutto questo percorso della guerra in Ucraina per queste persone. E la percentualità di sopravvivenza per loro è altissima, che possono, diciamo, superare, possono combattere questa patologia, soprattutto perché abbiamo tanti pazienti giovanissimi
che possono avere le loro possibilità e quelle che per l'Ucraina dopo. Non dipende dove sei nato o dove ti sei trovato, dipende che cosa tu puoi fare per aiutare, diciamo, oppure per il tuo popolo, oppure per gli altri. Abbiamo fatto una grande rete per accogliere questi pazienti ucraini. In Italia non lo so il numero di tutti i pazienti oncologici, ma con patologie ematologiche circa 60-70 pazienti, che è abbastanza tanto, è tantissimo, perché queste patologie sono rari, ma come ho detto prima hanno una prognosi, diciamo, buona, molto buona, che tante persone hanno 90% della possibilità di vivere, di combattere. Anche oggi abbiamo tanti pazienti e io mi rendo conto, perché in questo caso noi non facciamo i dottori, noi dobbiamo fare i medici, ma anche amici per questi pazienti che non sanno la lingua, non sanno che cosa devono aspettare e quale percorso devono fare, perché si sono trovati in un ambiente. Qualcuno ha perso la casa, qualcuno ha perso la famiglia, qualcuno ha perso sia la casa che la famiglia e anche ha quella patologia. Perciò per me è un po' difficile, perché ho la mia storia, ma non è così grande, non è così emozionante, ma spero che possa fare il mio meglio per aiutare, per sviluppare altre rette, per fare i nostri contributi sia per la ricerca che per la pratica clinica, andare avanti e avere i successi enormi nell'ambiente oncologico. Grazie. Onorevole Shahrazad Sholeh è la presidentessa delle Donne Iraniane Democratiche in Italia. Buongiorno, sono Shahrazad Sholeh, da più di 43 anni che sono qui in Italia. Avevo 17 anni che ho dovuto scappare dall'Iran, perché essendo simpatizzante dei Mujahideen del Popolo, allora non potevo più rimanere in Iran. Sono arrivato qui in Italia e anche qui in Italia, a Roma, ho cominciato a fare attività politica, a far sentire, di cercare di essere la voce di chi non ha voce. E tutti i giorni, insieme a altre associazioni, tipo dei giovani, dei studenti, tutti abbiamo cercato di far arrivare, far sentire quello che non si sente. E finalmente è arrivato 16 settembre, dopo quello che è successo a Mahsa Amini. Quello che è successo a lei, lei non era la prima persona, che è stata la prima donna, che ragazza che è stata fermata, che è stata malmenata, che è stata uccisa, ma era una scintilla che ha fatto traboccare il vaso, e così purtroppo, per fortuna, tutto il mondo ha capito quello che succede in Iran, quello che noi in Iran, la gente, il popolo viene subito. Per esempio, durante questi 43 anni, più di 120.000 prigionieri politici sono stati uccisi. In solo 3 mesi, più di 30.000 prigionieri sono stati uccisi. E nessuno lo sa niente di queste date. Forse è una cosa molto banale,
Io in questo 43 anni non potevo e non posso e non voglio andare in Iran finché c'è questo regime. Qui insieme a me ci sono due ragazze giovani, una è mia figlia, anche lei, essendo mia figlia, non ha potuto mai andare in Iran, anche volendo non ha potuto mai andare. Dall'altra parte c'è lei. Lei, suo padre è stato ucciso in carcere, e quando lei aveva solo 3 o 4 anni, e mamma è una donna combattente che fa parte della resistenza iraniana, che vive nel campo di Ashraf in Albania. Lei, che lì ci sono più di 3.000 combattenti della resistenza iraniana, lì vive più di, ci sono più di 1.000 donne combattenti. E perciò tutto, io penso che sto cercando di ringraziare per questo premio, ma vorrei dedicare questo premio a una donna, lei è in carcere da più di 14 anni, solo perché ha chiesto giustizia per i suoi 4 fratelli che sono stati uccisi dal regime degli Ayatollah. E 14 anni senza neanche un giorno di permesso. E noi stiamo cercando di essere la voce di loro, essere la voce di tutte le ragazze, ragazzi che durante questi anni, questi 40 anni, sono stati uccisi. Queste ragazze che in questi mesi noi abbiamo visto in TV, di 16, 17, 14, anche di 10, 7 anni, sono stati uccisi solo perché volevano la libertà, solo perché volevano un cambio del regime. E questo, e io vorrei dedicare questo premio a lei, perché penso che loro meritano di sicuro più di me. Grazie. Onorevole, in remoto Martina Caironi è l'atleta paralimpica più veloce del mondo. E spero che ci stia sentendo e se vuole intervenire. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì Martina, ti sentiamo. Sì, grazie, è un onore, un piacere essere collegata con voi e aver sentito le testimonianze delle donne che hanno ricevuto il premio prima di me. È un piacere perché io in questi anni ho incontrato tante donne coraggiose e quindi rientrare, diciamo, nella cerchia di quelle che vengono considerate tali, appunto, come dicevo, è un onore. La mia storia magari la conoscono molti in Italia perché sono una sportiva da tanto tempo. Sono diventata un'atleta paralimpica dopo aver perso una gamba a causa di un incidente. Avevo 18 anni, era il 2007 e mi sono rimboccata le maniche perché mi sono subito resa conto di quanto la vita fosse unica e di quanto ogni singola occasione non andasse sprecata. E quindi ho sentito di aver ricevuto una seconda opportunità dopo quella notte in cui ho perso la gamba ma non ho perso la vita. E in effetti ho scoperto un mondo che era quello anche dello sport paralimpico che mi aspettava e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Ho partecipato a 3 paralimpiadi
e ho vinto tante medaglie, tra cui appunto quelle più importanti sono le due d'oro e le tre argento alle Paralimpiadi. E ancora sono in attività, infatti adesso mi trovo qui a Jesolo perché domani gareggerò. Quello che mi ha dato lo sport, oltre alle soddisfazioni personali, è stato anche l'opportunità di aprire la mente e di guardare la disabilità con un occhio differente. Mi ha insegnato proprio a guardare prima di tutto le persone e dopo a eventualmente indagare la disabilità che accompagna le persone con disabilità. Questo è qualcosa che penso che dovremmo fare tutti quando ci relazioniamo con una qualsiasi diversità. Non fermarci di fronte al pregiudizio, ma ascoltare il nostro cuore, ascoltare quello che ci dà l'altra persona, e senza troppe retoriche, però ecco, questo è quello che ho imparato a fare. E a non giudicare appunto semplicemente dall'aspetto fisico. Io non ho una gamba e quindi lo vivo anche su di me. Quando vado in giro, spesso sono osservata, però ho imparato a reagire e ad andare fiera di questa mia particolarità, perché io la definisco una caratteristica, è sicuramente una disabilità, ma ne vado fiera perché io con questa mezza gamba. E ho fatto tantissime cose e ne continuerò a fare. Non è certo una disabilità che ti ferma, ma spesso sono i muri che ci poniamo noi a fermarci. E la testimonianza di tutte le donne coraggiose che state premiando oggi ne è l'esempio. Riuscire ad andare oltre e riuscire anche a superare degli ostacoli che per la maggior parte delle persone sembrerebbero insormontabili, è qualcosa di possibile. Quindi io vi ringrazio ancora e mi dispiace tanto non essere lì con voi e conoscervi in presenza, ma vi faccio un forte augurio sia per questa giornata speciale che per tutte quelle che verranno e quindi grazie di cuore. Ciao. Adesso le deve premiare, onorevole. Allora, Shahrazad Sholeh, donna coraggiosa. Il comandante Giulia Cornacchione. La signora Loretta Pavan. Chiara Giamundo.
Loredana Barrisciano. La dottoressa Schiperez. Allora, intanto io approfitto mentre vi radunate qui vicino a me, così facciamo una foto di gruppo per ringraziarvi, per ringraziare Antonella Sambruni e tutta l'Associazione Rete Europea delle Donne, che è un'organizzazione di volontariato. Quando c'è il volontariato si sta sempre in buono stato di salute, quando si fanno le cose con passione, con amore. Però io penso che questo premio sia importante non solo perché viene conferito a donne coraggiose, ma anche perché queste donne sono soprattutto donne generose, perché si può anche avere coraggio ad affrontare le proprie traversie mantenendo questo coraggio dentro i confini del proprio organismo. In fondo una patologia che ti prende d'assalto, abbiamo parlato di tante cose, non soltanto di malattia, abbiamo parlato di diritti politici, di diritti civili, abbiamo parlato di ambiente. E i vostri sono esempi e testimonianze, abbiamo parlato di attività sportiva, di incidenti. Io penso che in qualche maniera dentro ci sia questa sorta di metafora di permanente battaglia del bene contro il male. A volte si manifesta appunto dentro i confini del proprio corpo, a volte travalica i confini di se stessi e si trasferisce al di fuori. Un po' ha tratteggiato e accompagnato tutta la vita dell'umanità. Insomma, lo possiamo verificare, la storia del Vangelo, delle altre religioni monoteiste, la mitologia, la fantasia o la fantascienza eroica, c'è sempre questa sorta di battaglia che imperversa, e io penso che trovare ragioni per fare bene quello che ci compete sia molto importante. Voi avete appunto nella generosità, nella bontà, nell'altruismo trovato la soluzione giusta per rappresentare il bene invece che chiudersi dentro se stessi. Quindi donne sicuramente molto coraggiose, grazie di essere qui, per me è motivo d'orgoglio conoscervi. Eravate al principio un numero più ristretto, saluto anche l'avvocato Bonfiglio che ha fatto la trade union tra noi, siete cresciute, speriamo che la prossima volta si possa essere molto di più, perché questo premio è un riconoscimento al vostro esempio, però intende essere anche un moltiplicatore di energie positive. Ciascuna di voi, ciascuno di voi può diventare un rigeneratore di tanti esempi analoghi che possano diffondersi nella società e dimostrare che quando c'è una complessità, un ostacolo, anche un lutto, un dolore, un grande dolore, una grande sofferenza, si può reagire positivamente. Si può reagire positivamente. Quindi grazie davvero a tutti. Aspetto la prossima volta qui tre volte tanti. Avremo tanti più premi e magari saremo anche in buona compagnia, così cercheremo insieme di celebrare la solennità di questo momento importante. Grazie ancora.